Presentata l'antologia Tessere di luce, letture siciliane dal 200 ad oggi, redatta dalle insegnanti Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci del Liceo Classico Umberto I di Palermo. L'introduzione dell'antologia è stata affidata a Marina Castiglione, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Palermo. Quest'opera si configura come un viaggio attraverso la ricca tradizione letteraria siciliana, abbracciando un arco temporale che spazia dal 200 fino ai giorni nostri. La selezione di autori comprende illustri figure della letteratura siciliana, come Pier Maria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia, i cui contributi arricchiscono e testimoniano la vivacità e la complessità della tradizione letteraria siciliana. Questa raccolta, che è una raccolta di letture che è postata cronologicamente dal 200 ai nostri giorni, presenta letture, brani e poesie che vengono presentati all'interno di nuclei tematici. Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia sono presenti in più percorsi tematici. Chiaramente abbiamo dovuto fare delle scelte perché abbiamo voluto dare una panoramica, ecco, generale della letteratura siciliana, focalizzando anche molto sul presente. Sciascia ci tornava in mente continuamente, qualunque fosse la tematica o il percorso che affrontavamo, probabilmente per il suo essere deliberatamente, programmaticamente un intellettuale sempre all'opposizione e mai al potere. Il potere gli stava stretto, i compromessi gli stavano stretti, resta per noi comunque un maestro e un esempio. Questo deve essere un intellettuale profetico, come erano stati Gramsci e Pasolini, e critico, come erano stati Gramsci e Pasolini, un maestro per noi. Un valore aggiunto, secondo me, di quest'opera è stato proprio il lavoro di raccordo profondo, autentico e sostanziale con i professori universitari, tra l'altro di eccelsa statura come il professore Ruffino, accademico della Crusca, e poi una luce per questa tessera di luce con cui ci siamo rapportati è stata la nissena professoressa Marina Castiglione, perché illuminanti sono stati la loro cura, i loro stimoli. L'Accademia, il liceo, questa sinergia che è scattata, secondo me sono un'eredità e un valore aggiunta di questa operazione culturale che abbiamo fatto, oltre che per noi docenti il tornare a studiare per ricercare con la disciplina e il rigore che la ricerca scientifica comporta è stato veramente un dono. È un'occasione per noi importante e ci auguriamo con questo che i nostri autori vengano ulteriormente valorizzati come meritano.